Quando un'azienda cresce repentinamente e con essa di conseguenza la popolazione aziendale, essa si trova di fronte ad un nodo cruciale del suo sviluppo. Strutturare di conseguenza gli uffici HR è un passo fondamentale per accompagnare i nuovi assetti organizzativi e contribuire ai piani di crescita. È questo l'happy problem di fronte al quale si è trovata l'azienda nostra ospite di oggi. Ora ci facciamo raccontare come le risorse umane hanno e stanno dando il loro contributo. Sigla! Bentornati ad una nuova puntata di Colazione di Lavoro. Quando il personale cresce, le difficoltà gestionali aumentano ed il ruolo delle risorse umane diventa fondamentale. Ne parliamo insieme a Leonardo Piepoli, HR Director di Vici. Prima di accoglierlo ai nostri microfoni, vi ricordo che i prossimi 21 e 22 marzo si terrà a Roma il primo Innovation Training Summit. È un evento imperdibile per chiunque sia interessato al mondo della formazione. Ci saranno operatori del settore, aziende e istituzioni, il tutto condito dagli interventi di più di 150 relatori e tanti momenti per fare del networking. Colazione di Lavoro è media partner dell'evento, quindi se avete piacere di prendere un caffè insieme, ci vediamo lì. Per vedere il programma e per l'acquisto dei biglietti visitate efi-italia.it/summit. Utilizzando il codice summit-partner20 potrete avere uno sconto del 20%. Ma a questo punto non facciamo attendere oltre il nostro ospite e diamogli il benvenuto. Buongiorno Leonardo e benvenuto su Colazione di Lavoro. Buongiorno Germano e grazie per l'invito. Grazie a te per essere venuto anche in studio da noi. Ecco, prima di entrare nel merito del tuo contesto aziendale, raccontaci un po' quello che è stato il tuo percorso professionale fino al ruolo attuale. Sì, allora guarda, io ho iniziato il mio percorso in ambito HR sostanzialmente ormai più di 15 anni fa. Dopo un master in risorse umane, insomma, la mia prima esperienza è stata in Fileni, dove in Fileni sono stato circa 7 anni e mi sono occupato inizialmente in una parte, diciamo così, di amministrazione risorse umane, per poi spostarmi sulla parte soft delle risorse umane, con organizzazione e sviluppo. Dopo sentivo un pochino la necessità di anche conoscere un po' meglio tutto quello che era il mondo della consulenza. Quindi la mia seconda esperienza è stata in HRC, dove mi sono potuto misurare e al tempo stesso allenare su tutte quelle che sono, diciamo così, tutto il mondo soft in ambito formazione, e quindi ho avuto il piacere, insomma, di poter strutturare dei progetti in ambito formativo per medie, piccole e grandi aziende. Sino poi a sentire, insomma, il mio primo amore, ovvero ritornare di nuovo in azienda, e quindi ormai è da circa 7 anni che sono nell'azienda Vici. Ok. A Sant'Arcangelo. Quindi siamo, diciamo, al tuo ruolo attuale. Raccontaci un po' brevemente di cosa si occupa l'azienda, però anche e soprattutto quale sviluppo si è trovata ad affrontare, per cui è stato necessario un super lavoro dal punto di vista organizzativo e che di conseguenza ha portato anche un po' l'ufficio HR a doversi strutturare meglio. Certo. Allora guarda, io ti dico, sono entrato, come ti dicevo, circa 7 anni fa in azienda Vici. Chi è l'azienda Vici? L'azienda Vici è ormai da circa 46 anni sul mercato, quindi in impronta italiana, imprenditore italiano, e si occupa di tre business di base. Il primo, parliamo di quadri bordo macchina. Il secondo è nel segmento dell'automazione barra visione, il terzo è nel segmento della metrologia, quindi produciamo e costruiamo delle macchine che in realtà non fanno altro che andare a evitare gli scarti di produzione, quindi tanta tecnologia all'interno delle nostre macchine. E io appena sono arrivato in Vici, in realtà azienda italiana, già quando sono arrivato erano all'incirca 130 persone, oggi siamo sulle 200 persone in Italia, abbiamo delle filiali di proprietà in giro per il mondo, in Germania, in Corea, in America, dove sostanzialmente arriviamo a circa essere 300 persone nel totale. Detto questo, quando sono arrivato, la cosa più bella per me e la sfida più grossa per me è stata quella di dovermi trovare di fronte a un foglio bianco, quindi andare a strutturare tutto quello che erano i processi HR
che sino a quel momento, diciamo, che non esistevano o che erano stati comunque gestiti ovviamente dall'imprenditore. Certo. E quindi piano piano ci siamo strutturati sia sulla parte hard che sulla parte soft. Oggi calcola che ero in uno all'interno della funzione, oggi siamo sostanzialmente in 5 persone che gestiscono tutti gli aspetti a 360 gradi del mondo HR. Ok, quindi diciamo così, in questa grande crescita tante cose sono state un po' riviste, progettate, create da zero, no? Una di queste è sicuramente anche un po' una posizione della VICI particolare, ma fino ad un certo punto, perché ormai insomma è sempre meno rara, rispetto al tema della cosiddetta guerra dei talenti, no? La competizione per accaparrarsi le figure più appetibili. Ecco, e la vostra soluzione qual è stata? E questo me l'hai anticipato nella nostra call di qualche giorno fa. Il reskilling, la riqualificazione professionale come antidoto alla sanguinosa guerra dei talenti, come diciamo così, alternativa agli strumenti più classici della talent acquisition. Ecco, ci descrivi un pochino meglio questo approccio, questa soluzione che avete trovato per quello che può essere il vostro fabbisogno di nuove figure. Certo, allora partiamo dal presupposto che facendo un pochino una panoramica, no? L'Italia dal dopoguerra si sta svuotando sostanzialmente, quindi molti giovani vanno all'estero, si diventa sempre più anziani sostanzialmente, quindi ci sono sempre più persone in pensione, e questo porta ovviamente a una perdita di competenze. Questo porta automaticamente a una guerra di talenti, o meglio, cosa succede oggi come oggi, e soprattutto è stato molto vivo tutto questo nel periodo Covid, dove sostanzialmente le competenze, il mercato del lavoro si era anche un pochino drogato in termini di competenze e ruoli, quindi il benchmark economico saliva e le competenze erano poche sul mercato. Certo. Da questa valutazione cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato che in realtà potevamo costruirle internamente le competenze, quindi abbiamo strutturato e abbiamo oggi all'interno delle academy che si preoccupano di formare giovani in ingresso e portarli a un livello di competenza che può essere utile all'azienda. Quindi in realtà siamo artigiani delle competenze. Certo. Quindi preferiamo in molti casi organizzarci con la costruzione delle competenze affinché poi ci sia anche una parte di sviluppo interno dei ragazzi o delle persone che mettiamo all'interno dell'Academy. Questa avviene già con dei piani di sviluppo rivolti ai ragazzi. Ritorno al concetto di competenze. Il concetto di competenze ci ha portato a fare anche un'analisi mirata su un aspetto che è quello che dicevo inizialmente, cioè ci stiamo impoverendo di competenze, ma impoverendoci di competenze è anche un pochino colpa nostra. Perché? Perché in realtà non andiamo a colpire dei target, ok, che oggi sono presenti sul mercato. Faccio un esempio. Noi abbiamo fatto un progetto molto molto interessante rivolto alle neomamme. Quindi sono tecnicamente le neomamme abili al lavoro. Abbiamo fatto un progetto dove, questo è avvenuto nel 2022, dove in realtà abbiamo assunto e abbiamo inserito all'interno della nostra academy 5 neomamme che avevano perso il lavoro perché è rimasta incinta. Questo cosa ci ha permesso di fare? Ci ha permesso in realtà, quindi tecnicamente non sapevano far nulla dal punto di vista di competenze di mestiere che a noi servivano. Che servivano, certo. Le abbiamo strutturate, abbiamo fatto all'interno dell'academy un processo che portava sostanzialmente all'acquisizione di competenze soft, perché crediamo tantissimo nelle competenze soft e le bilanciamo con le competenze hard. Hanno fatto un percorso di competenze soft, tipo gestione familiare, è importante per una mamma, no? Hanno fatto gestione dello stress, è importante, perché? Perché c'è la vita quotidiana. In più sono state formate sulla parte hard di competenze di mestiere. Le abbiamo inserite all'interno dei nostri reparti produttivi. Oggi come oggi questo modello è stato replicato anche su un altro target di riferimento che sono gli over 50. Okay. Quindi il modello è lo stesso, replicato. E quindi sostanzialmente, se ci pensi, abbiamo fatto due robe. Abbiamo utilizzato e abbiamo agito sulla responsabilità sociale creando delle opportunità che poi si vanno a tradurre in opportunità di business. Quindi la riqualificazione delle competenze è fondamentale per quanto riguarda noi. E quando parlo di competenze è importante fare un focus, secondo me particolare,
che quando parliamo di competenze a 360 gradi non si parla solo di competenze di mestiere o verticalizzate, ma si parla soprattutto di competenze soft. Certo, quindi diciamo così, è un po' la vostra risposta a una difficoltà che è oggettiva poi sul mercato del lavoro di oggi e che è anche un po', come dire, una valorizzazione delle vostre maestranze, delle vostre persone, perché insomma si tratta di dare anche loro, diciamo, un nuovo volto, una nuova professionalità che può essere rimessa a disposizione dell'azienda e comunque è un arricchimento all'interno, insomma, del know-how aziendale, indipendentemente poi da tutto quello che c'è fuori e da quanto sia difficile poterlo portare dentro. Assolutamente sì, anche perché immaginiamo che se andiamo a lavorare su progetti, perché si vanno a innescare tra selezione, formazione, riqualificazione di competenze, quindi se andiamo a lavorare su progetti del genere, dobbiamo tenere ben presente che andiamo a lavorare su persone che tecnicamente in questo momento sono demotivate. E quindi alzando la motivazione automaticamente alziamo la fidelizzazione nei confronti dell'azienda. È anche strumento di retention a questo punto. Assolutamente sì. Certo. Quindi è un insieme di diciamo così di valore che si crea all'interno dello stesso progetto. Certo, molto interessante. E senti Leonardo, siamo già in dirittura d'arrivo della nostra breve chiacchierata. Per chi volesse mettersi in contatto con te, dove ti trova? So che sei molto attivo su LinkedIn, quindi è facilissimo intercettarti su questo canale. Non so, dacci qualche riferimento. Ma sì, allora ritorno su LinkedIn perché l'hai citato tu. Sì, mi piace, sono presente lì, quindi chiunque insomma voglia mettersi in contatto con me lo può fare tranquillamente e lo accolgo con estremo piacere, perché ritengo che LinkedIn sia uno strumento che, se utilizzato bene, possa essere sia uno strumento di ispirazione, quando serve di ispirazione, sia uno strumento in realtà reale. Io su LinkedIn tante volte parlo di vita reale, di quello che mi accade, di progetti aziendali, ma anche di riflessioni. E questo credo che oggi serva molto a molte persone che si trovano in situazioni o di dover prendere delle scelte, scelte consapevoli, o di dover comunque trovare l'ispirazione nelle storie anche di altri. Certo. E quindi credo che è uno strumento che, se utilizzato bene, possa creare un valore aggiunto. Bene, grazie ancora di essere stato con noi e di esserci venuto a trovare nei nostri studi. A presto, speriamo di rivederci nuovamente qui. Molto volentieri, grazie mille Germano e grazie a te di tutto. Grazie, a presto. Siamo alla fine della puntata di oggi, ma prima di salutarvi lasciatemi ricordare Impruvo, che supporta la produzione di questa quarta stagione di Colazione di Lavoro. Impruvo è il servizio completamente gratuito che affianca chi in azienda si occupa della formazione del personale. Chiunque debba realizzare un corso per i propri dipendenti può rivolgersi ad Impruvo per ricevere gratuitamente, senza impegno d'acquisto, diverse soluzioni formative personalizzate per la sua realizzazione. Per saperne di più, www.impruvo.com. Se l'episodio di oggi vi è piaciuto, fateci un bel like e se vi va, lasciateci un commento su quanto abbiamo discusso durante la puntata. È davvero tutto, io sono Germano Verì e questa è la nostra Colazione di Lavoro. Ciao! Colazione di Lavoro, evoluzione nel mondo dell'impresa, digital transformation, risorse umane.